nuova diga a Valdichiana in Toscana. Dà l'avvio ai lavori il presidente del Consiglio onorevole Fanfani. La diga permetterà la creazione di un lago artificiale. L'irrigazione rende possibile lo sviluppo di quelle produzioni ortofrutticole che alimentano ricche correnti di esportazione. Dal 47 ad oggi il Ministero dell'Agricoltura ha speso più di 124 miliardi per opere irrigue, rendendo possibile l'irrigazione di oltre 3 milioni di ettari. Con questa moderna tecnica si tende a mantenere su livelli elevati le rese produttive del nord e ad accrescerle nel centro e nel sud. Anche nel Molise l'agricoltura si rinnova. Il sottosegretario Sedate inaugura un nuovo tabacchificio realizzato dalla riforma agraria. Qui l'ente riforma ha organizzato inoltre corsi di qualificazione per maestranze femminili. Contemporaneamente sono stati iniziati i lavori di altre opere che serviranno a sviluppare l'economia agricola e industriale della zona. Nuove colture, nuovi sistemi, nuove condizioni di vita.